qui in questo viaggio a Valdieri, nella sua bellezza, nelle sue montagne, nelle sue storie. Ma Sant'Anna di Valdieri bisogna venire, bisogna venire. Siamo con la signora Liliana, che vive qua, un abitante qua di Sant'Anna di Valdieri, ma io so, e siamo non a caso proprio qui vicino ai Tate Noni, perché lei si sta occupando di questi. Intanto spieghiamo cosa sono e cosa sta facendo, perché è una ricostruzione anche proprio della memoria e della storia. Stiamo cercando di ricostruire un po' la storia di Sant'Anna, in particolare dei suoi tait, dei tetti, cioè delle sue borgate, delle borgate che la compongono e che sono state abitate dai primi tempi, prima ancora che ci fosse il paese, e che oggi sono in buona parte abbandonate, quelle più lontane. Altre più vicine sono state recuperate e magari ristrutturate come seconde case e abitate in vari periodi. Ecco, Liliana, questi tait sono un po' proprio la memoria nel tempo, no? Perché erano borgate vissute, vive nei certo. tempi, che poi il tempo avanza, ma oggi forse c'è un ritorno un po' al desiderio di creare delle piccole perle di luce qua e là, no? Di riviverle. Sì, erano borgate, alcune vissute tutto l'anno, altre erano semplici ricoveri per attrezzi oppure raggiunti solo nel periodo estivo per la fienagione, per i lavori o per il pascolo. E adesso si sta cercando di recuperare quelle più vicine, appunto sono ristrutturate, abitate per alcune parti dell'anno, altri si raggiungono in percorsi, in passeggiate, in escursioni. Ecco, una domanda: quante sono i tait nella zona di Valdieri? Allora, nella zona di Sant'Anna, diciamo dall'inizio del paese fino alle terme, quante sono? Noi siamo riusciti a contarne circa una quarantina, però appunto con la distinzione di piccole borgate o borgate più grandi oppure semplici ruderi. Quindi se io vado a immaginare in una Valle Gesso quanti possono essere, sono centinaia e centinaia di piccoli nuclei. Sicuramente in tutta la Valle Gesso sì, perché poi i Valdieri ne ha tanti, Entracque, Andonno. Liliana, il piacere di salutarci, ma qui dinanzi a questo parrocchiale, parlavamo delle borgate, ma che poi peraltro sono tutte palizzate, tutte indicanti anche la storia di queste borgate, ma le chiese sono un po' il simbolo di questi paesi. Vedevo proprio in questi giorni in zone montane come le messe, le domeniche pomeriggio, i rituali raccolgono tanta gente che arriva ancora. Ma a Sant'Anna di Valdieri, una domanda anche un po' con mezzo sorriso: piccole comunità, ma si vive bene? Si vive sicuramente bene, perché ci conosciamo tutti, ci ritroviamo in varie occasioni e quindi sentiamo che tutti tornano volentieri, i santannesi che se ne sono andati, i turisti, e chi ci capita per caso comunque ci torna sempre. Stiamo sicuramente molto bene. Piccole comunità è un po' come quello che dicevo delle domeniche pomeriggio, dove la gente si ritrova magari per uno scampanellio di una campana, ma per una messa ritrovata. Ma anche un po' le piccole comunità è più facile darsi mano, aiutarsi, no? Mi viene questo pensiero, più voglia di dire diamoci da fare. Ma sì, qua ci conosciamo tutti, quindi per ogni occasione sappiamo che qualcuno c'è per collaborare. Fanno moltissime anche feste, quindi ci sono momenti belli e a cui tutti collaborano perché riescano bene, e riescono sempre bene comunque. E ricordiamo con Liliana che proprio qui c'è sempre il momento della ricordo della regina Elena dei Savoia, di quello che è stato questo amore per questa terra, di questi areali d'Italia. E poi ci sono altri momenti, c'è la battitura delle segre, abbiamo visto l'ingresso del Museo delle Segre. Insomma, c'è un mondo che si muove nelle piccole comunità, ma di gran voglia di stare insieme.
E siamo con Sergio, che è vicepresidenza, ma mi piace definirlo l'uomo della pesca, perché la storia di Sergio nella pesca della Valle Gesso, non solo, tutte le riserve di pesca, vedere questi pescatori così appassionati, così attenti con i pesci che vengono presi, è una cosa particolare, suggestiva, ma vuol dire mantenere intanto la cura, la bellezza, preservare un ambiente per poi avere l'attività sportiva. So che in questo fiume, questi torrenti, si sono svolti campionati italiani, no? Tutte le attività, insomma, lascerei una parola su questo Valle Gesso uguale pesca. Valle Gesso uguale pesca è veramente un'ottima definizione, perché il turismo legato alla pesca non è solamente catturare un pesce, ma vivere una vallata in maniera tutto tondo. Quindi vuol dire, con la scusa, dico questo, di pescare, vuol dire vivere l'ambiente. Nelle ultime generazioni, io sono parecchi anni che sono nell'ambito della pesca, negli ultimi anni c'è una maggiore anche responsabilità verso i fiumi, verso i pesci, verso la cura, tutta la cura, e si sente anche di più dai pescatori come dai cacciatori. Sergio, quindi mantenere un ecosistema, no? Quindi sensibilità da parte dei pescatori, sensibilità da parte dei cacciatori, per mantenere comunque un ambiente che possa portare un successo migliore nello sport, ma che possa portare vita, sport di bellezza, ecco, possiamo riassumere così. Mi diceva poc'anzi, campioni anche giovane, proprio il ragazzo che c'è lì, dei lunghi capelli, è proprio un campione. Ha fatto i campionati italiani quest'anno? Sì, ha finito i campionati italiani Under 18, era il più piccolo della categoria. E i campioni nella Valle Gesso ci sono? Sì, la tecnica, i pescatori della Trota, senza falsa modestia, in provincia di Cuneo e nella Valle Gesso sono i migliori al mondo, hanno vinto, ci sono state persone da 50 anni che continuano a vincere campionati, master, proprio nel giro completo. Quindi la tecnica esiste, infatti si pesca con la canna a fondo, con la tecnica cuneese, si chiama proprio così a livello italiano. Tecnica cuneese della pesca, quanto ci sarebbe da dire, ma noi non vogliamo disturbare i pescatori che si allenano, che vivono questa bellezza. Con Sergio, grazie, e in questo sguardo di questo ponte di bellezza di qua e di là, quando passiamo vicino a un torrente pensiamo che anche chi pesca, anche chi pratica sport, ma in fondo, questa è una parola importante, caro Sergio, difende un ambiente. Una curiosità qui proprio sospesi tra acqua e cielo, ma quella pietra si chiama Cappello di Napoleone proprio perché qui è la riserva di pesca Cappello di Napoleone. Proprio là, è qui sotto, là il Monte Matto, e qui sotto il rifugio Valasco. Siamo col sindaco Davide, che facciamo questo cammino proprio per arrivare in mezzo ad una caratteristica torbiera a 1764 metri. È benedificato tra il 1880 e il 1899 come Real Casa di Caccia. Nel 1957 la principessa Yolanda di Savoia vendette l'edificio, oltre a tutti i possedimenti terrieri attorno al Valasco.
alle nobili donne torinesi Giuseppina e Agata Ferrarotto. Dopo un lungo periodo d'abbandono, però, il 13 luglio 2008 l'edificio venne adibito a rifugio ed è una bellezza vedere in questa caratteristica davvero torbiera qui a quasi 1800 metri, ma questa accoglienza, questa bellezza di questo rifugio di grande ospitalità. E con Mauro, il guardiaparco che ci accompagna, il guardiaparco di memoria anche di tanti anni qui al Parco delle Alpi Marittime, ma ancora attivo e presente qui, è una camminata, tu sei un esperto di tutto quello che è la flora e la fauna, in mezzo a questi fiori meravigliosi, no? Proprio di un colore, un lilla intenso particolare. Di cosa si tratta? È l'epilobio, in questa stagione è praticamente una pianta che attira molto sia insetti col suo colore che poi anche i turisti. Prima c'erano diversi che facevano le foto, poi mi chiedevano anche informazioni su questa bellissimo angolo così variopinto, ed è proprio il periodo in cui questa pianta fiorisce e fa parte appunto di una flora ricchissima che contraddistingue un po' le nostre aree delle Alpi Marittime, che hanno come simbolo, possiamo dire, principale la saxifraga florulenta, che è anche stata scelta a livello nazionale dalla Società Botanica come simbolo, come pianta simbolo appunto, che è una pianta antichissima, proprio preistorica, che fra l'altro questa peculiarità di vivere in anfratti in mezzo alle rocce molto difficile anche da trovare, e poi fiorisce una sola volta nella vita. Un parco ricco di fiori, è bello anche il fatto che fiorisce una sola volta nella vita, fiori di attimi ma di colori, in una bellezza di sempre del parco. E qui con Luca, gestore qua del rifugio Valasco. Valasco, questa casa reale di caccia, ma oggi è un rifugio. E poi è proprio bello avvicinarsi, anche se siamo già vicino a 1800 metri, ma avvicinarsi in questo piano, in questo passeggio, c'è la ristorazione, c'è l'accoglienza, c'è un luogo, è come dire una culla nella montagna, no? Ecco, il turismo oggi qui al rifugio Valasco. Il turismo è un turismo di passaggio, quindi come meta, famiglie che vengono qua, che si fermano e poi vanno a fare delle camminate, ovvero l'alpinista che dorme qua e prosegue nei suoi itinerari. Qua siamo in mezzo all'Alta Via dei Re, il trekking del Lupo, la grande traversata delle Alpi, quindi abbiamo passaggi di tutti i tipi di gente che va in montagna, dall'escursionista a chi fa trekking all'alpinista. Ed è una accoglienza, così, curiosità per i nostri amici di Torre Verde, ma anche mia, ma quanti posti letto ci sono per chi si sofferma a riposare per poi andare verso? Abbiamo 35 posti letto che sono suddivisi tra camere con bagno interno e camere con bagno esterno comune, diciamo stile rifugio classico. Quindi c'è una buona accoglienza, ristorazione l'abbiamo provata, cibi d'eccellenza, nelle polente, nella voglia proprio dei cibi di montagna, la scelta anche sua, questo rifugio, ecco, la sua cura del rifugio, no? Un perché, oppure proprio un cuore donato alla montagna, un'attività che prosegue. Ma una voglia sempre di migliorarsi, dare un buon servizio anche se siamo a 1800 metri, comunque le aspettative della gente negli ultimi anni sono molto cresciute. E poi qua d'altronde, quando si arriva qua che si vede questa palazzina reale, si hanno grandi aspettative, noi cerchiamo di dare il meglio. Una palazzina reale, ma un reale sistema, che modo, accoglienza che c'è ancora oggi qui al rifugio Valasco. E qui in un cammino proprio in questi prati, in questi ampi spazi qui davanti alla Real Caccia della Mal Velasco, al rifugio dove tu sei anche gestore, ma sono con Andrea, ma qui parliamo di una realtà importante, è proprio vedere queste montagne
fa pensare a quanto sia importante il soccorso alpino, no? Il soccorso alpino capita che uno va per una gita magari in modo un po' leggero e poi capita che oppure l'animale che ha necessità oppure calamità improvvise che capitano eccetera. Quante ne avrei da raccontare? Ma una curiosità che è importante, tu ne fai parte come tecnico di zona, ma capire il soccorso alpino come è strutturato. Il soccorso alpino è una realtà radicata un po' in tutto il Piemonte, e ci sono varie stazioni che operano in tutte le vallate alpine. Nella fattispecie qua siamo facente parte della stazione di Cuneo che opera qua in Valle Gesso, nella valle di Boves per la Bisalta, e ci occupiamo di tutti quegli interventi in cui c'è bisogno e c'è richiesta su terreno impervio e nella fattispecie terreno montuoso oppure speleologico. Un ricordo che magari si è risolta bene, meglio ancora, ma dico un ricordo di un soccorso particolare, ecco, senza dir nulla, ma dico il senso di dei soccorsi particolari che ti sono già toccati, ecco, anche per capire che non sono parole vane di organizzazione, ma il soccorso alpino c'è ed è una sicurezza, è anche un invito ad andare in montagna con attenzione per munirti. Ma questo assolutamente, quello che consigliamo noi è quello sempre di pianificare bene l'itinerario, avere la consapevolezza di quello che andiamo a fare. Per fortuna dei tanti soccorsi che ci troviamo a dover gestire anche grazie all'elisoccorso del 118 dell'azienda Zero Piemonte, tanti sono a buon fine. Sapere e sentire poi magari la persona soccorsa che spesso dopo viene di persona a ringraziare e fa veramente piacere, perché ci si rende conto che con poco tempo da parte nostra spesso si può risolvere una situazione e questo ci riempie di gioia, soprattutto pensando al fatto che prima di essere soccorritori noi del soccorso alpino siamo alpinisti, quindi siamo i primi potenzialmente ad aver bisogno di qualcun altro nel momento in cui ci andiamo a ficcare un pochettino nei pasticci. Pensiero come alpinista su queste cime di questa Valle Gesso, da questa parte di Valdieri, ecco le cime importanti che possiamo nominare di questa parte, così dalla parte dal versante di Valdieri di questa Valle Gesso. Ma allora, spesso queste cime, col fatto che si tratta di Alpi Marittime, vengono un pochettino sottovalutate, soprattutto da chi arriva da fuori, no? Alpi Marittime sono un po' di qualcosa di marino, in realtà invece un territorio, sono montagne aspre anche queste, e spesso riservano 3.000 e più metri. 3.000 metri, non hanno una quota così elevata, non hanno i ghiacciai e quindi vengono viste un po' come le sorelle minore rispetto a altre zone o semplicemente al nostro Monviso, ma qua il terreno è comunque un terreno d'avventura e che riserva itinerari che necessitano di una buona conoscenza alpinistica. Citiamone alcune di queste. Quasi solo intorno abbiamo il Monte Matto con le sue creste, abbiamo le creste del Claus, abbiamo la Regina che è l'Argentera, senza contare tutte le vie d'arrampicata che abbiamo intorno al Cornostella, piuttosto che i ghiacciai più a sud delle Alpi Marittime che sono sul Gelas, quindi c'è veramente tanto tanto terreno per chi ha voglia di conoscere queste Alpi Marittime. E Alpi Marittime, ma con Andrea, un soccorso alpino in più.